Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. La volta scorsa ci siamo salutati alla volta del continente settentrionale proprio perché dovevamo raggiungere Falce nella cittadina di Northspire. Oggi che cosa facciamo? Oggi ovviamente esploriamo la zona nord del gioco, la zona nord della mappa. Arriveremo a Northspire, parleremo con Falce e scopriremo che cosa sta succedendo qui, in questo continente, è quello che potrebbe succedere in tutto il mondo. Per cui, let's go! Ovviamente, dopo aver sbloccato la zona, ci saranno nemici casuali che ci bloccheranno la strada, ma che a noi ovviamente non interessano. Eccoci qui alle colline. Dove cominciamo subito a pescare. Il mulinello diventa subito rosso, quindi vuol dire che l'oggetto è particolarmente interessante, almeno credo. Ah, stava fregando. Lì c'è un forziere nel frattempo. Elisir della vita, non male. Qui c'è un bel forzierozzo. Pozione della volontà eterna. Qui già iniziamo ad equipaggiarci perché ok, allora qui c'era anche una zona dove si scavava. Ovviamente tatuaggi discutibili. Ovviamente la combo rallentamento del tempo più multicolpo ci consentono di essere veramente veramente forti, letteralmente OP. Qui c'è un altro forziere. Che ci dona addirittura un miglioramento salute, quindi soldi gratis praticamente. Ok, e qui abbiamo fatto altra piazza pulita. Questa è la strada che noi dovremmo seguire, ma il nostro spirito d'avventuriero ci dice di andare invece da questa parte. È una zona che qui effettivamente dovremo raggiungere successivamente. Perché questa è una zona vietata! Esatto, perché come potete vedere questa è una zona vietata, infatti qua non possiamo entrare, ma ci arriveremo, non vi preoccupate, ci arriveremo. Qui cos'altro c'era? Non ricordo se qua effettivamente c'era qualcos'altro, non che io ricordi. Quindi possiamo andare verso quell'altro corridoio. Il gioco fortunatamente è tutto esplorabile, non ci sono zone troppo nascoste o zone troppo segrete, se ovviamente esplorerete il tutto nella maniera corretta.
Qui ci abbiamo un altro teleport che qui è, sarà comodissimo, soprattutto per il futuro. Qui abbiamo altre zone da poter esplorare, come potete vedere. Qui abbiamo un corridoio che ci porta a una zona di pesca. Infame. Che mi ha riportato indietro di 20 km. Non mi ricordo se effettivamente era qua, però non mi ricordo effettivamente in che zona di preciso si trovasse l'elmo scuro. Qui incontriamo Rosa Spina. Finalmente. Allora com'è andato il viaggio? Sai, il teletrasporto è la mia passione. Meno male che il tuo sigillo ha attivato i teletrasporti locali. Ho dato un'occhiata in giro, credo valga la pena ispezionare questo cumulo di pietre. Vedi quelle iscrizioni? Tornerò alla Gilda per lavorare sulla loro traduzione. Tu invece dovresti proseguire verso Snowspire e parlare con Falce. Ti sta aspettando, a presto! Esatto, qui ci viene ricordato qual è il nostro obiettivo, qualora volessimo effettivamente esplorare la zona. Cosa che si può fare, ma che ovviamente potremo fare anche più in là. Qui c'è un'altra zona di pesca. Nella zona in alto, al momento, se non ricordo male, non ci si potrebbe andare. Che io ricordi, forse effettivamente non ci si può andare, ma noi ci andremo lo stesso per vedere un po' la situazione. Praticamente abbiamo il mulinello che mi fa fare un metro in avanti e 15 indietro. E vabbè. Le ho sempre un po' odiate queste robe della pesca, perché sono veramente, alcune sono totalmente RNG. Alcune te le fanno più difficili perché giustamente l'oggetto è più raro. Però vedete, in alcuni casi qui si esagera per trovare un oggetto che... Credo che questa in realtà sia una chiave di ferro, eh. Non vorrei dire una cagata, ma credo che sia una chiave di ferro. Se non ricordo male. Ah no, l'elisir della volontà. Ok, no, allora ricordavo male. Ricordavo decisamente male. Noi dovremmo andare ovviamente da questo lato per raggiungere Snowspire. Ma noi siamo dei ribelli. E quindi andiamo da questo lato, dove c'è un forziere. Che ci dona esattamente l'elmo del guerriero demoniaco. Quindi andiamo a chiudere fondamentalmente il set anche delle armature di piastre oscure. E qui c'è una zona che è totalmente... Madonna, satura di colore in maniera incredibile. Mi ha bruciato le retine. Però, vabbè, non è questo quello che ci interessava. Comunque questa è una zona che vedremo. È una zona che vedremo, ma non adesso. Ed è una zona, tra l'altro, molto particolare perché ci consente appunto di finire in realtà il gioco. Siamo decisamente nella parte finale. Questa è la parte finale per eccellenza. Quindi, una volta svolti gli eventi della regione settentrionale, potremo salutarci definitivamente. Benvenuto a Snowspire, eroe. Seguimi e nel frattempo parlami del tuo viaggio. Gli evocatori hanno raggiunto la costa di Uk.
Se è vero, abbiamo meno tempo del previsto, ma ho ancora molte cose da dirti. Arrivai qui molti anni fa. La Gilda credeva che Jack di Spade volesse utilizzare l'oracolo di Snowspire per impossessarsi della spada. Ora siamo noi che dobbiamo appellarci alla sua sapienza. Per interrogarlo sono necessari i glifi della profezia. Ai tempi di Arkon, quattro accoliti decisero di nasconderli negli oscuri anfratti della necropoli infestata. Ordinerò alle guardie della necropoli di lasciarti passare. Che era quella zona di prima che non ci permettevano di andare, no? Dove diceva questa zona è inaccessibile. E noi praticamente là non potevamo andare. Adesso invece, grazie appunto a Falce... Gli abitanti di Snowspire non usciranno dalle città finché gli evocatori non saranno tutti eliminati. I negozi stanno aprendo. Qui ovviamente non c'è nulla, perché qui avremo modo poi di interagire con gli oracoli, ma abbiamo un'intera cittadina che adesso è a nostra disposizione. E che cosa succede quando una cittadina apre le sue porte? Beh, ovviamente io vado a rubare nelle case. Mi sembra assolutamente logico. Miglioramento affilatura, addirittura, mamma mia. Ok, qui non abbiamo trovato niente. Buon proseguimento di giornata. Certo, amico mio. Qui abbiamo anche un'altra casa da poter comprare. No, qui il letto. Ops. Qua c'è una tizia che mi guarda. Perché non te ne vai? Non ti credevo un criminale. Ai. Guardie! No, no, no. Non è vero, non è vero. L'ha informato della mia malefatta. Vabbè, ti pago. Toh. Sì. Mercante. Penso che potremmo proporti un'offerta speciale. Che vende, vabbè, regali, addirittura la fede nuziale. Noi ne abbiamo già tre addirittura, però vabbè. Ok, tu non hai nulla di interessante. Qua potremmo rubare. Qui c'è una casa. Donna, no, 25.000. Qua ci sono tutti i tatuaggi. Ma cosa i tatuaggi non me ne frega nulla. Bello, smera. Hai spedito la spada nell'oltretomba. Hai rubato qualcosa, ladro. Non è vero. Guardie. Ehi. Ah, sì, devo pagare per ogni cosa che rubo qua. Ma che cos'è questa cosa? Non mi fanno rubare neanche in pace. Veramente è incredibile. Wow. Non ti credevo un criminale. Guardie! Piacere di vederti. Fermo, è illegale. Urrà. Tutto illegale. Fare la carità non aiuta solo i poveri orfanelli ciechi e zoppicanti, ma migliora anche la tua moralità. È un piacere servirti. Sì, non mi interessano. Niente. Poi andiamo di qua. Ho sentito che chiunque si avvicina alla necropoli muore di terrore. Okay, qua fortunatamente non c'è nessuno, quindi possiamo rubare tutto nel miglior modo possibile. Urrà! Qui. Subito andiamo a rubare come se non ci fosse un domani.
qui non mi ricordo se c'era qualcosa di interessante. Sì, vabbè, c'erano i barili che si possono spaccare, ma spaccare i barili corrisponde a un'azione illegale e se non ricordo male non c'era nulla di interessante. Sotto invece dovrebbe esserci il negozio di armature e di armi. Eccolo qua. Il nostro supre... Penso che potremo proporti un'offerta speciale. Vabbè, qui ci sono le classiche armi. Sì, c'è addirittura una spada grande superiore che non è male, ma... No, non ci penso neanche ad avvicinarmi alla necropoli. Quel posto mi dà i brividi. Diciamo che noi abbiamo un equipaggiamento di tutto rispetto. Questa invece è la taverna. Nella taverna non ricordo se ci fosse qualcosa. Tanto ho il tetto che praticamente mi arriva in testa proprio. Splendido. Qui c'è un altro giocatore. Qui c'è un'altra casetta. Dopodiché... esempio. Guardie! Comunque, come potete notare, ho trovato tutto il set praticamente del guardiano del fuoco. Questo è un set, se non sbaglio, che si trovava praticamente soltanto qui nella casa, rovistando. Non credo che sia un set acquistabile, se non ricordo male. Potrei anche ucciderle le guardie e togliermele dalle palle per sempre, se è quello che vogliamo. È semplicemente che tanto non mi interessa, ho così tanti soldi che posso fare quello che voglio, ma... Parrucca rossa... Qua abbiamo addirittura le piastre, abbiamo il set delle piastre addirittura... che però arrivano in due giorni, quindi se non avete trovato le piastre radiose e piastre oscure, qui potete trovare tutto il set completo, quindi basta riposare... Sempre che se fanno i cattivi, li manderò dritti alla necropoli. Basta diciamo tecnicamente spostare diciamo tutta la... aspetta, ma qua bisogna andarci... Sì, forse mi conviene andare da qua. E cioè, se non avete appunto la possibilità di trovarla prima, l'armatura radiosa, potete ovviamente trovarla qua. Basta che riposate un paio di giorni e siete a posto. In modo tale che poi venga rilasciata in magazzino. Vi comprate magari la casa e poi riposate lì un paio di notti. E poi la mettete in affitto, come faccio io solitamente, perché alla fine io faccio così. Quindi... Allora, detto ciò, esatto, adesso possiamo raggiungere finalmente la zona della necropoli. Quindi io intanto faccio così, così non riceviamo rotture di scatole durante il nostro percorso. Allora, ancora no, vabbè, come minutaggio siamo decisamente messi bene. Quindi possiamo tranquillamente andare avanti. E qui abbiamo la zona che prima c'era preclusa, perché appunto adesso dobbiamo raggiungere la necropoli. Ah, certo! Falce ci ha detto di lasciarti entrare. Forza, conducilo da lui! Non fare il furbo, Mungo! Lo sai che è il tuo turno. Oh, cavolo! D'accordo, seguimi. Non ho intenzione di proseguire. Qui non è sicuro. La città è infestata dai fantasmi. Si dice che non sappiano nemmeno di essere morti. Comunque... ti auguro di trovare quei... come si chiamano? Glifi? Altri prima di te sono venuti a cercare quegli strani pezzi di pietra.
Ma hanno trovato molto di più. Di loro rimane solo il cadavere in decomposizione. Questo è quanto. Divertiti. Interessante. Eccoci qua. L'oracolo. Quindi adesso dobbiamo praticamente scavare. Dobbiamo fare i tombaroli. All'interno, vedete, della... all'interno del, diciamo, del cimitero, comunque nella necropoli. Oh, già abbiamo trovato il primo glifo. La tavoletta con l'incisione del glifo della profezia si sgretola nelle tue mani, ma non prima che tu abbia imparato l'espressione di Hieron. Ecco, già il primo trovato subito. Ovviamente possiamo scavare da tutte le parti, ma ovviamente non troveremo i sigilli così come il primo che te lo danno in testa. Ecco, questo qua invece... che evoca numerose creature davanti a te. Esatto, ci sono anche praticamente le... ci sono praticamente anche le tavolette che però sono state messe apposta per darti... per darti fastidio, no? Quindi evocare nemici e quindi rallentarti nel tuo percorso. E mi sembra anche giusto. Non ricordo dove si trovano tutte le tavolette. A dirlo sinceramente. Non lo ricordo e non me lo sono andato a cercare perché... ovviamente non sarebbe stato, diciamo, corretto da un certo punto di vista. Preferisco anche io rigiocarmelo, diciamo, così, come se, non dico fosse, almeno in alcune cose è da un po' che non me lo rigiocavo, e quindi andarmi a leggere le cose in giro non è che sia il top. Pozione della cura, qui abbiamo anche un forziere, qui dovrebbero esserci anche dei forzieri di chiavi d'argento se non ricordo male. Tra l'altro forzieri anche con un bel quantitativo di... anche con un bel quantitativo di chiavi, tipo 20, 25 addirittura. Anche perché, appunto, essendo queste zone, diciamo, di endgame, giustamente le ricompense sono molto più alte. Eccoci qua. Beh, in compenso sto trovando tutte le rune demoniache, quindi non è male. Qui ci sono anche altri spiriti che ci fanno compagnia, no? Per rendere il tutto più magico. Oh, ma allucinante, le sto trovando tutte. Oh, tutte le ho trovate. È anche vero che le tavolette queste qua oscure sono di più. Infatti, vedete, praticamente ne trovi 2x3. C'è una tomba. Non ricordo se effettivamente ci sono anche quelli che ti danno indicazioni dove scavare in base agli spiriti. Ah, ecco, qui c'è una porta addirittura. Non mi ricordo se la posso aprire. Ho sempre odiato essere una porta del demonio. Troppe attese, troppi enigmi. Un vero inferno. Se solo fossi uno scrigno per quelle piccole, splendide chiavi d'argento.
così luccica. Farei qualsiasi cosa per averne una. Mi daresti le tue? In cambio ti farò entrare. Qui praticamente tu vai a scambiare tutte le chiavi d'argento. Niente chiavi d'argento. Quindi per il momento non mi conviene. Anche perché devo aprire altri forzieri con le chiavi d'argento. In realtà questa potrebbe essere anche una buona scusa per eliminare le chiavi d'argento e impedire il crash dei vostri dati. Perché con il metodo del glitch, avendo più chiavi di quelle che effettivamente il gioco può registrare nel vostro inventario, delle volte si vengono a causare dei crash che comunque vi chiudono il gioco. E se voi ovviamente non avete salvato il mondo in precedenza, è un bel casino. Perché poi dovrete ripetere praticamente, e vaffanculo, dovrete ripetere praticamente tutte cose. Madonna che palle ste cose della pesca che ti fanno sti trabocchetti, mamma mia quanto veramente ste robe mi fanno odiare sti giochi. Perché vedi, non ti danno il tempo di riavvolgere, cioè loro già subito vedi, già subito e ti portano indietro, non ha senso. Proprio a spammare proprio. Altra chiave d'argento. Come se ne avessi poche praticamente. Vabbè, qui ci sono nemici che per ora però non combattiamo assolutamente. Qui ci sono altre tombe su cui scavare. Vediamo se becchiamo un altro sigillo. Ecco qua. Eccoci qua, pronti. La nostra città è invasa dai vermi. 500 oro. E altri 500 oro. Vedete, qui c'è un'altra cassa con le chiavi d'argento, quindi se avessi donato le chiavi d'argento non avrei potuto aprire questa cassa, che addirittura ne vuole 25. Oddio, c'ho quel lupo che tra poco mi becca. Ok, qui abbiamo trovato un'altra tavoletta. Siamo decisamente più forti. ...25 chiavi addirittura qua per trovare l'elmo da battaglia di Arkon. Guardate che figata. Busto da battaglia di Arkon, guanti da battaglia di Arkon, gambali da battaglia di Arkon e stivali. Quindi abbiamo il set completo di Arkon, niente proprio di meno che di Arkon. Questo in realtà è un set ovviamente extra, un set speciale, che è molto simile all'armatura di piastre, quella là che abbiamo indosso noi, solo che, come potete vedere, è praticamente di colore grigio e non dorato, e però ha tutti i ricami dorati. E adesso siamo ufficialmente il guerriero di Arkon definitivo, quindi l'emblema della saggezza e della purezza nel suo massimo splendore. Quindi adesso abbiamo veramente tutto ciò che ci
serve per il nostro finale di gioco. Io trovo eccezionale questo set, è veramente veramente bellissimo esteticamente parlando, probabilmente uno dei miei preferiti. Miglioramento del mana, tanta roba anche questo. E devo dire che è probabilmente il mio set preferito quando faccio le run con il cavaliere, diciamo, della luce. Quando invece gioco in modalità oscura, prendo il completo di jack di spade, solitamente. Perché sì, c'è anche il completo di jack di spade. Quindi è possibile sì, ottenere il completo di jack di spade, e quindi solitamente utilizzavo quello quando facevo appunto la mia run da personaggio malvagio, da personaggio cattivo. Non so se posso ottenere il completo di jack di spade anche ora che sono, diciamo, nella mia modalità da bravo ragazzo, quindi da cavaliere, diciamo, del bene. Non so se posso farlo, non ne ho idea. Oddio. Mi sa che l'ultimo sigillo si trova dietro appunto questo golem. Perché qua non credo che si trovi. Qua c'è un'altra tavoletta. Ah no. Qui ovviamente c'è tutta roba. Ai. Non mi ricordo se... Sì, ci potevo passare attraverso. Oh, ma che non muore più. Mi si è buggato. Non mi fa niente di danno, guardate quanto mi ha tolto pochissimo. Sì che è vero che io ho anche il miglioramento della salute con la spada della lacrima di Avo, però c'è proprio zero. Eh già. Imboscatina tattica. E qui troviamo l'ultimo sigillo. Eroe, sono Falce. Vedo che hai ritrovato i glifi. Ben fatto. Adesso, avendo trovato i glifi, possiamo finalmente tornare indietro. In questo caso non mi ricordo se ci sono altri forzieri che devo aprire con le chiavi. Ora dovresti tornare. Hai ricevuto una nuova missione. Non ricordo se ci sono altri forzieri con le chiavi, ma non vi preoccupate, perché nel caso io farò un giro, ricontrollerò un pochettino, e quando faremo ovviamente la puntata extra prima della puntata finale, che andremo appunto a fare tutti i segreti che ancora non abbiamo fatto nelle varie regioni, proprio per chiudere, diciamo, in bellezza tutta la serie, ovviamente vi farò vedere anche i contenuti dietro le porte Callis, i forzieri, tutto quello che c'è da vedere. Quindi per il momento teletrasportiamoci nuovamente alla Gilda degli Eroi un attimo,
perché voglio vedere se effettivamente hanno inserito delle side quest. Non dovrebbero, perché in questo momento le side quest sono praticamente finite. Se non ricordo male, sono completamente finite le side quest. Esatto. Quindi questo è il rascione finale verso appunto il finale del gioco, che ovviamente faremo insieme, e poi avremo la possibilità anche di completare tutto ciò che ancora è rimasto in sospeso. Quindi, detto questo, io vi ringrazio per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima. Bye bye!